Partito Comunista Italiano è in campo in tanti comuni che vanno al voto con una proposta alternativa. Alternativa al centrodestra, al centrosinistra, le cui politiche in questi anni hanno portato ad un arretramento del sistema paese, ad un peggioramento delle condizioni delle cittadine e dei cittadini. L'obiettivo è rimettere al centro il bene comune, l'interesse comune, rilanciare il ruolo dello Stato e quindi del pubblico nella gestione dei servizi, scuola, sanità, assistenza. Dire basta alle politiche speculative di questi anni che hanno fatto gli interessi dei poteri forti. Noi siamo in campo con queste proposte, con un'idea diversa che mette al centro il noi contrapposto all'io dominante. Noi rappresentiamo il vero voto utile perché siamo il voto per il cambiamento. Domenica e lunedì, dalle più grandi città ai comuni più piccoli, è in gioco il futuro delle nostre comunità. E la scelta è di campo tra la destra sempre più estrema di Salvini e Meloni e noi, uomini e donne, democratici, progressisti, che vogliono uscire dalla pandemia con più diritti e più giustizia sociale, sanando le fratture tra individui e territori, creando lavoro buono, in particolare per i giovani e le donne, vincendo insieme, imprese, lavoratori, comunità, la sfida dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile. Le risorse ci sono, le abbiamo ottenute in Europa con il nostro impegno, mettiamole nelle mani giuste, facciamolo insieme. Tra pochi giorni molti di noi saranno chiamati a decidere a chi dare le chiavi della propria città e sarà una decisione importante perché chi sarà eletto avrà la responsabilità di realizzare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa, di spendere i fondi dell'Unione Europea. Per questo il Partito Democratico ha messo in campo le sue energie migliori, candidati che hanno competenza, esperienza, passione per la propria comunità. Per questo vi dico, fidatevi di loro, votate i candidati del Partito Democratico. Domenica e lunedì si andrà a votare in più di 1.000 comuni italiani. Non è importante vincere, è importante saper amministrare bene la cosa pubblica. La Lega da più di 30 anni è presente in migliaia di realtà locali. Amministra bene da nord a sud in tantissimi comuni, città, province, regioni. Tutti i giorni i più di 6.000 amministratori italiani della Lega si confrontano e cercano di trovare delle soluzioni comuni ai problemi di tutti. Il risultato qual è? Soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. La Lega è garanzia di questo buon governo, è garanzia di buona amministrazione e tant'è che le buone pratiche amministrative vengono poi diffuse in tutti i comuni. Domenica e lunedì, quindi, affidati a un sindaco della Lega. Le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre sono elezioni particolarmente importanti. Per 30 anni ci hanno ripetuto il solito ritornello. Ci hanno detto che non c'erano soldi. Non c'erano soldi quando chiedevamo di fare assunzioni. Non c'erano soldi quando volevamo autobus funzionanti in giro nelle nostre città. Non c'erano soldi quando chiedevamo un asilo nido. Beh, dopo 30 anni questo ritornello non funziona più, perché stanno arrivando dei fondi del PNRR, miliardi di euro. Il problema è che tutti gli altri partiti, di centrodestra e di centrosinistra, si stanno già accordando per dividersi la torta e per metterla nelle tasche dei soliti piccoli gruppi di potere. Noi invece il 3 e il 4 ottobre dobbiamo far entrare nei consigli comunali delle persone che si battano per l'interesse della grande maggioranza della nostra gente. Per questo è importante votare potere al popolo, perché noi ci battiamo per una vera transizione ecologica, per una lotta alle diseguaglianze che non sia solo slogan, tweet o post su Facebook, ma che sia reale, e per una sanità pubblica e territoriale. Votare 3V è fondamentale perché siamo l'unico partito a chiedere la verità sulla gestione della questione Covid in Italia. Ora che le terapie si sa che ci sono e che funzionano, tutto il resto non ha senso. Basta con i Green Pass, con i limiti, con gli obblighi e tutte le limitazioni della democrazia che sono stati messi in atto. Vogliamo il rispetto della Costituzione, il rispetto del diritto del lavoro, della scuola, delle scelte delle persone, vogliamo rimettere il cittadino al centro e non gli interessi delle multinazionali. Vogliamo quindi un'economia che sia per le comunità locali, vogliamo la libertà di scelta per quello che riguardano le cure e vogliamo garantire di nuovo ai cittadini di poter crescere e di poter prosperare secondo la loro libera scelta. 3V, il partito che chiede la verità per avere la libertà.